OS 2023 continua, ci troviamo allo stand di Bianco, il brand di caffè torrefatto che la torrefazione salernitana Biancafè SRL sta proponendo al mercato dell'Oreca e siamo insieme a Pierluigi Bianco, l'amministratore dell'azienda nonché direttore commerciale che a questo punto saluto e al quale chiedo che cosa presentate qui a OS 2023. Grazie Fabio dell'opportunità, siamo davvero felici di averti qui nel nostro stand. Tantissime sono le novità che proponiamo nel nostro stand. Innanzitutto abbiamo riorganizzato totalmente la nostra struttura di vendita. In particolar modo abbiamo realizzato un nuovo stabilimento di cui abbiamo parlato precedentemente, per cui abbiamo una capacità produttiva quadruplicata e di conseguenza possiamo offrire ai nostri partner un servizio ancora migliore. Però la novità forse più importante è data dal fatto che abbiamo riorganizzato totalmente la nostra struttura di vendita e finalmente abbiamo in organico dei professionisti della vendita che mi piacerebbe in questa occasione andare a presentare uno per uno velocemente. Vabbè, alla mia destra abbiamo Gennaro Nadeo che è il nostro storico collaboratore che si occupa delle vendite, in particolar modo del canale OCS e del vending. Ciao Gennaro, buongiorno. Buongiorno. Allora hai 20 secondi tutti per te, per presentarti e dire tu, gli ultimi 30 anni della tua vita, come sono passati, dove sono passati? Vabbè, io in questa azienda ci sono da quasi 21 anni, sono quasi, diciamo che sono il braccio destro di Pierluigi e della moglie che sta qua e mi occupo un po' di tutti i clienti in Italia, diciamo che mi fa piacere perché è un'azienda familiare e adesso abbiamo nel team altri collaboratori che stanno con noi. Lunga vita Gennaro Nadeo, scusa ti passo davanti, prego, presento prego. Io a questo punto tua moglie Viviana che ormai insomma, ti accompagna da lungo tempo e si occupa in modo assolutamente dedicato al marketing ma anche a una serie di altre cose. A che cosa ti dedichi in azienda Viviana? Allora, buongiorno a tutti, io mi occupo del marketing, quindi un aspetto molto piacevole diciamo dell'azienda, ma mi occupo anche della parte del credito, quindi della gestione del credito sui clienti. Che naturalmente deve essere sempre monitorata per non avere problemi finanziari con i clienti che a volte dicono vabbè pago il mese prossimo, no? È così, no? Sicuramente occorre il braccio un pochettino più forte per risolvere questo tipo di problematiche, però parliamo sempre di cose piacevoli. Ecco, e allora costruiamo, andiamo alla mia sinistra e troviamo Gennaro Saccone, un professionista, un tecnico, intanto diciamo un super tecnico che è stato prestato al settore commerciale negli ultimi anni, che io conosco da ben 30 anni. Buongiorno Gennaro. Buongiorno, sono Gennaro Saccone, faccio parte del team Biancafè come direzione commerciale Italia. Quindi speriamo di proseguire questo progetto. Mi sembra ancora più strutturato, passiamo avanti. Grazie Gennaro. Massimiliano Luzzi, buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno. Allora, tu da dove provieni, quali sono le tue esperienze professionali, quali sono i tuoi compiti qui in Biancafè? Io provengo dal settore Oreca, ho lavorato dagli anni 86. Ho sviluppato questo settore con tre grandi aziende, Danesi, Kimbo e per ultima da Roma. Dal 1 settembre sono ufficialmente parte integrante di questa famiglia e sono onorato. Spero di poter mettere la mia giusta, come dire, esperienza al servizio di questa azienda molto molto bella. Un compito certamente arduo,
però sono assolutamente sicuro che riuscirai a dare il massimo di te stesso con degli ottimi risultati per l'azienda. Grazie Massimiliano, in bocca al lupo anche a te. E ora siamo con l'export manager. Salve, buongiorno. Nome, cognome, a questo punto funziona. Gaetano Pietrosino, responsabile export della Biancaffè, Bianco di tutto il gruppo. Da quanto tempo lavori con Biancaffè? Sono fortunatamente 9 anni. Solo nove anni. Però sopravvivi e anzi cresci anche tu insieme all'azienda. Assolutamente sì, e cerchiamo di fare sempre di più, di espanderci sempre di più e di conquistare nuovi mercati come stiamo facendo da circa 10 anni a questa parte. Quindi. Bene, grazie per la collaborazione, in bocca al lupo per il futuro. Nome, cognome, funzione. Stefano Fiorini, anche io export manager dell'azienda, in quanto l'azienda si sta espandendo molto sull'estero e dunque aveva bisogno di una mano questo qui. Bene, allora anche a te buona fortuna. Amici, come avrete potuto vedere, Biancaffè si sta espandendo giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno e possiamo dire paese dopo paese. Tra poco cominceremo a dire continente dopo continente. Sì, sicuramente abbiamo ulteriormente incrementato le nostre esportazioni, attualmente esportiamo in quasi 50 paesi e ci stiamo creando una struttura commerciale, una rete commerciale importante con la collaborazione di tanti professionisti. Attualmente siamo diventati la 30ª azienda in Italia e quindi decisamente ci aspetterà un futuro molto interessante. Quindi ci rivedremo le prossime volte, mi auguro, per nuovi progetti e nuove idee. Molto, molto, molto presto. Allora io ti ringrazio. D'altra parte, insomma, dopo 91 anni di storia, perché voi avete una fondazione del 1932. L'azienda è antica, però diciamo che negli ultimi 20 anni abbiamo dato un impulso molto più forte ed importante. E dunque appunto dicevo, dopo 91 anni di storia voi continuate a crescere, a evolvervi e sono assolutamente certo che nel prossimo periodo avremo di che poter dire per il nuovo mercato, per dei nuovi prodotti. Pierluigi, grazie. Grazie e grazie dell'augurio che fatto da te è particolarmente gradito. Grazie ancora, grazie a tutti voi.